Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, l'informazione in breve dalla provincia di Salerno con la rubrica Info Salerno. In questa puntata anche un'intervista realizzata nelle scorse settimane a Radio Alfa a Serena Landi, che è presidente dell'associazione Gli Amici di Lachi di Capaccio Pestum. In questa puntata anche un servizio dedicato all'area archeologica di Pestum. In apertura, dunque, Info Salerno. Si è svolta a Capaccio Pestum la cerimonia di consegna delle aree all'impresa che realizzerà il sottopasso ferroviario di Pestum per 7 milioni di euro. L'opera sarà conclusa in 250 giorni. L'infrastruttura è di particolare interesse pubblico perché dopo la chiusura del passaggio a livello nel 2004 si è creata una divisione tra la parte interna del territorio cittadino e quella più vicina alla costa. L'opera permetterà di raggiungere direttamente l'area archeologica di Pestum dalla statale 18 e darà quindi maggiore slancio al parco archeologico. Inaugurato presso il presidio ospedaliero di Roccadaspide, l'ospedale di comunità, il primo della rete territoriale programmata dall'ASL Salerno. La struttura sarà dotata a regime di 20 posti letto che andranno ad aggiungersi a quelli già a disposizione del locale presidio ospedaliero. Presso l'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale di Battipaglia è stato eseguito un intervento di ricostruzione mammaria post-mastectomia utilizzando un lembo del muscolo grande dorsale. L'intervento, tra i primi in Italia, è stato condotto con una nuova tecnica mini-invasiva utilizzando la tecnologia e lo strumentario degli interventi laparoscopici. Firmato in prefettura a Salerno il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura in provincia di Salerno. L'obiettivo è quello di potenziare il sistema antiusura attraverso la prevenzione e l'assistenza nei confronti delle vittime di usura. Attivato a Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara e Angri, il PIS, pronto intervento sociale. È un servizio dedicato al trattamento di situazioni di emergenza e di urgenze sociali con la garanzia di un intervento immediato 7 giorni su 7. Si è registrata una crescita progressiva nel primo triennio della rucola salernitana certificata e questa è l'indicazione emersa al giro di boa del terzo anno di vita per il marchio europeo di indicazione geografica protetta che tutela la rucola della Pianna del Sele. A fare il punto della situazione il consiglio d'amministrazione del consorzio nella sede di Eboli. Ad Agropoli proseguono gli interventi per realizzare la scuola primaria e località Mattine. Oltre alle aule, spaziose e luminose, che ospiteranno due sezioni di scuola primaria, l'edificio includerà spazi per il personale scolastico, un archivio, la palestra, un'area parcheggio e un ampio giardino. A Centola sarà riaperta a breve l'area museale dell'antiquarium di Pallinuro, congiuntamente all'adiacente area della Pineta. La rassicurazione è arrivata dall'amministrazione comunale che spiega che in seguito al nulla osta della regione pervenuto nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale si è tempestivamente adoperata per garantire che l'area sia adeguatamente preparata e accessibile ai fruitori. Ed ora l'intervista a Serena Landi dell'associazione Gli Amici di Lachi di Capaccio Pestum. Allora, parliamo, lo dicevo in premessa, dei nostri amati amici a quattro zampe, parliamo soprattutto di questo organismo che è nato davvero da poco, insomma, poco più di un mese si è costituita questa associazione che ha sede a Capaccio Pestum. Dunque, il problema del randagismo c'è, è importante, riguarda tutte le comunità, ma c'è insomma di fondo l'amore per i cani, che è condizione imprescindibile anche per affrontare il problema del randagismo. Sì, allora praticamente diciamo che è da poco più di 10 giorni che si è costituita questa neoassociazione, Gli Amici di Laghi, come hai detto tu, e lo scopo principale è quello comunque di far sì che venga realizzato sul comune di Capaccio Pestum un rifugio per tutti i nostri amici che vengono a quattro zampe, che vengono abbandonati sul territorio, e dare loro anche una seconda possibilità, farli adottare, e quindi dare loro tanto amore. Ecco, la cosa più importante, perché a volte manca, nella gestione del randagismo, insomma, ci vuole tanto impegno anche di tipo economico, però ecco, anche nelle strutture è necessario, insomma, dare amore, anche perché loro ne danno tanto. Sì, assolutamente, loro danno senza pretendere. E noi siamo circa 120 iscritti, abbiamo creato anche la pagina Facebook, invito tutti a seguirci per avere gli aggiornamenti su questo progetto. E ovviamente tutti i volontari hanno a cuore il bene e l'amore verso questi nostri amici a quattro zampe.
Purtroppo il problema del randagismo, come hai detto tu, è un problema molto diffuso, non solo sì. nel comune di Capaccio Pestum, ma, e quindi bisogna attuare delle strategie per poterlo ridurre. E ridurre il randagismo può essere attraverso la sterilizzazione, la campagna di sterilizzazione, perché parecchi cani che vengono abbandonati provengono da cani che semmai hanno un padrone e quindi non provvedono a sterilizzare o a castrare i loro animali. E poi i cuccioli, non sapendo che cosa farne, purtroppo vengono abbandonati o vengono addirittura gettati e buttati nei cassonetti. E questo è una cosa che bisogna assolutamente condannare ed evitare in futuro. Insomma, la cosa importante è la sinergia tra associazione e comune, perché insomma vi siete riuniti anche su impulso dell'amministrazione e del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. Poi parleremo anche delle iniziative del comune, insomma, per cercare di frenare il randagismo, e lui ha detto insomma sì, lavoriamo insieme, la disponibilità c'è, chiaramente è un progetto ancora in fase embrionale, perché voi ancora dovete individuare il terreno su cui costruire questo rifugio, perché insomma questo è l'obiettivo principale. Sì, tutto è nato da una riunione che abbiamo fatto a Sala Erica il 30 gennaio, dove tantissimi amici si sono riuniti, c'era il sindaco Franco Alfieri, l'assessore Masiello, e quindi insieme abbiamo cercato di capire il problema e di capire soprattutto i modi per poterlo risolvere. Infatti sono già stati attuati comunque dei controlli sul territorio attraverso diversi organismi in collaborazione con i vigili di Capaccio Pestum. E in quella sede, il 30 gennaio, il sindaco ci suggerì di creare un'associazione che in futuro ha in qualche modo lo scopo, unitamente ad altre associazioni, ad altri organismi, di gestire eventualmente il rifugio che sul territorio di Capaccio Pestum verrà fatto. Sembra una cosa impossibile, ma io credo che con l'aiuto di tutti e soprattutto col supporto di tutti gli amici, anche quelli che sono un poco più scettici, questa cosa verrà realizzata sul nostro territorio, in modo tale che tutti i cani che sono abbandonati sul territorio del comune di Capaccio non vengano portati oltre i confini. Attualmente sono a 15, quasi circa 180 cani che provengono dal territorio di Capaccio Pestum. E quindi vogliamo evitare questo in futuro. Ecco, in passato ci sono stati altri tentativi di realizzare questo rifugio, poi insomma per un motivo o per un altro finora non è stato fatto, però insomma sarebbe la strada giusta per affrontarlo davvero in maniera decisiva, perché poi l'obiettivo finale è sempre dare in adozione i cuccioli, certamente non mantenerli lì. Assolutamente, infatti l'obiettivo è quello di dare loro la possibilità di avere una famiglia, di essere amati e coccolati da una famiglia appunto che ha a cuore il loro benessere. E ovviamente sì, in passato ci sono stati dei tentativi che poi non sono andati a buon fine, ma noi quello che è successo in passato non ci interessa. Certo. Da oggi vogliamo iniziare un nuovo corso e sicuramente noi, con tutti i nostri amici che si sono iscritti e quegli e tanti altri che si iscriveranno, non perderemo di vista l'obiettivo e lotteremo fino alla fine per poterlo realizzare. Ecco, infatti tra l'altro tu lo dicevi, siete già tanti iscritti a questa associazione, quindi vuol dire intanto che in tanti amano i cani, anzi penso che tutti amiamo i cani ovviamente, tutti gli animali d'affezione, e poi insomma che c'è grande sensibilità rispetto a questo tema. Sì assolutamente, ci sono tante persone che hanno a cuore proprio il benessere dei cuccioli, anche e soprattutto di questi cani randagi, perché una volta che sono entrati in canile purtroppo noi non sappiamo che fine tra virgolette fanno. E quindi per evitare questo vogliamo che rimangano qua e in futuro il rifugio venga gestito da persone che hanno a cuore l'amore verso gli animali. Questo è l'obiettivo primario, perché tutte le persone che fanno parte dell'associazione sono tutte persone che hanno a casa degli animali, più di un cane, più di un gatto, quindi certo. Sono tutte persone attive che collaborano anche con i volontari, con le associazioni sul territorio per dare la possibilità ai cani randagi di essere adottati, perché che quello poi, è l'obiettivo. Effettivamente poi sembra quasi paradossale dover portare i cani, ecco, in un'altra provincia, in questo caso in una struttura che è in provincia di Avellino, sì, insomma, sì. Quando si potrebbe appunto fare, impostare in maniera diversa la problematica, ecco. Assolutamente, infatti io credo che, come dici tu, l'obiettivo non è quello di creare solo la struttura del rifugio, ma fare adottare questi cuccioli e
soprattutto limitare il più possibile il numero dei cani randaggi, perché altrimenti nel giro di una settimana la struttura anche qui a Capaccio si riempirebbe in una maniera esorbitante. Infatti attualmente, come ti dicevo, ne abbiamo 180, il comune ha 180 cani che sono gestiti nel canile di 15, provincia di Avellino. E poi ti ripeto, il problema è che non sappiamo poi come fa, che cosa, che fine fanno. Alcuni sono riusciti a farli uscire e dargli loro una possibilità di avere una famiglia, ma purtroppo la maggior parte rimane lì per tutta la vita. Ora un breve servizio dedicato all'area archeologica di Paestum. Questa puntata di Voci dal Cilento, che trovate su vocidalcilento.it, con tante altre notizie naturalmente e tanti altri servizi dedicati all'informazione dalla provincia di Salerno, in particolare dal Cilento. Vi ricordo anche la nostra mail info@vocidalcilento.it e vi invito anche a seguirci sui nostri social, oltre che ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per l'attenzione, a presto!